che da presidente del consiglio non avrei messo piede a Genova fin tanto che la burocrazia non fosse stata almeno sconfitta. Qui noi abbiamo una situazione che è allucinante, perché questo, siamo nel cantiere del secondo lotto del Bisagno, e questo secondo lotto è stato bloccato almeno per 3 anni da ricorsi, contro ricorsi, problematiche del taglio. Assurdo. Oggi si riparte e nel giro di 24 mesi, sono 28, speriamo di ridurre a 24 con l'accordo sindacale per lavorare anche di notte, arriveremo lì dietro, che è il secondo lotto, poi il terzo lotto che partirà entro quest'anno, che durerà invece 36 mesi. In più lo scolmatore del Bisagno che già è partito e il Ferreggiano che è oggi il via libera al cantiere ufficiale, che è il secondo cantiere che inauguriamo oggi. Quindi sono 4 cantieri, il totale delle opere è quasi 400 milioni di euro, noi li spenderemo tutti dando conto ai cittadini di come vengono spesi, perché la cosa allucinante è che se non li spendi in prevenzione poi li spendi in prevenzione danno. E soltanto una follia ha potuto permettere a questo cantiere di essere bloccato per così tanto tempo. Quindi sia qui, a me non interessa niente delle discussioni polemiche, ho trovato tanta gente civile per bene che ci chiede di fare veloce, faremo di tutto veloce, il governo è a fianco del comune, della regione, e adesso è finito il tempo delle chiacchiere e i cantieri a Genova, sul Bisagno e più in generale nella gestione idrica in Italia devono essere finalmente sbloccati e liberati dalla burocrazia. Che cosa hanno chiesto? È evidente che qui gli alluvionati sono ovviamente residenti, sono commercianti, sono cittadini che per molti aspetti sono indignati, sono i volontari, gli angeli del fango. Io ho conosciuto gli angeli del fango da sindaco di Firenze nei racconti che mi facevano, ma prima ancora da volontario degli scout quando in situazioni analoghe andavamo a dare una mano. Vi garantisco che non c'è frustrazione più grande di vedere dei soldi che ci sarebbero e non vengono spesi. Allora, credo che oggi sia il giorno della ripartenza. I denari per il ristoro dei danni ovviamente fanno parte di una della gestione del post emergenza. Qui siamo tutti impegnati a far sì che non succeda mai più, e ho visto delle persone per bene. Ora il problema, lo dico da ex sindaco, è che se fai i lavori la notte per 2 anni alla fine i cittadini vanno aiutati, diciamo, a gestire l'impatto, quindi probabilmente va trovato un accordo tra le aziende che stanno lavorando per lavorare magari non tutte le notti per 2 anni, se no c'è qualcuno pazzo. Adesso ci stiamo anche IT è una cosa molto importante, è un'altra realtà importantissima di Genova e dell'Italia. Credo che alla fine siano circa 300 posti di lavoro in più, così come pure ho visto MSC, un importantissimo investimento, e ho chiesto che anche la torre accanto sia presto occupata da nuovi posti di lavoro, c'è lo spazio perché MSC possa investire ancora di più nella torre accanto e avere altre decine di posti di lavoro, però prima ancora dei posti di lavoro, pensando a Genova, IT è un pezzo della bellezza di questa città, perché in realtà di assoluta avanguardia mondiale, che gestisce la ricerca, che fa sperimentazione, che fa innovazione. L'accordo che firmiamo oggi è il segno che il governo ci crede, la regione ci crede, il comune ci crede, e poi diciamo Cingolani è bravissimo e con lui tutti quelli che lavorano con lui.